Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Parliamo oggi dell'importanza di far conoscere ai giovani, fin dai primi anni delle scuole superiori, il mondo del lavoro. Lo fa da sempre l'ente di formazione IRIGEM di Rosai. Allora vi portiamo a conoscere un'esperienza vissuta dagli allievi del primo anno del corso per operatore grafico, indirizzo multimedia. Uscire dalle aule ed entrare nel mondo del lavoro è un passo importante, ma che troppo spesso si compie solo al termine di un intero ciclo di studi. Eppure per i giovani confrontarsi con quello che sarà o potrà essere il proprio futuro è un aspetto fondamentale. Lo sa bene chi sceglie la formazione professionale, che proprio sulle sinergie tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro fonda uno dei suoi capisaldi. E lo sanno bene gli allievi del corso di operatore grafico indirizzo multimedia dell'ente di formazione IRIGEM di Rosà, per i quali si sono aperte le porte di una storica azienda della Val Brenta, l'Arbos di Solagna, impresa leader nella produzione di articoli in carta e materiale riciclato. Abbiamo portato qui i ragazzi di prima a vedere la Arbos perché è per loro importante vedere la fase operativa, come si lavora, come si può manipolare la carta e soprattutto come sviluppare la loro creatività. Prima hanno visto i prodotti finiti e poi adesso vedranno come si producono i macchinari di stampa. Quello che hanno studiato in classe lo vedono realmente in fabbrica. Ad accogliere i ragazzi e ad accompagnarli a conoscere le mille opportunità offerte dalla carta è stato lo stesso titolare di Arbos, Sergio Paolin. Dopo aver mostrato agli studenti un vasto campionario di prodotti finiti, Paolin li ha accompagnati passo passo all'interno dell'area produttiva, illustrando loro le diverse tecniche di stampa, fino a mostrare come da un foglio grezzo si arrivi a produrre blocchi, quaderni e persino oggetti d'arredo. Credo che diamo ai ragazzi l'opportunità di avere proprio una vera lezione, una lezione, come dire, di lavoro, ma anche una lezione di vita, perché io ho parlato di prodotti, ma ho cercato anche di parlare di cosa vuol dire oggi fare l'imprenditore e ho anche cercato di sottolineare con forza quali sono un po' qual è il pensiero con cui un giovane oggi deve affrontare il mondo del lavoro. L'attrezzo principale per un giovane deve essere la creatività e ho detto più volte il pensiero libero, il pensiero critico. Ecco, mi piace sempre dire ai giovani che questo è l'attrezzo maggiore. Proprio la creatività è stata al centro del progetto che gli studenti di IRIGEM hanno realizzato quest'anno in stretta collaborazione con la stessa Arbos. Coloriamo il cielo, il nome scelto per il progetto ispirato al Festival degli Aquiloni di Rosà e che ha visto gli allievi di IRIGEM ideare girandole e aeroplanini in carta e creare l'immagine grafica di quaderni, compito questo riservato proprio agli studenti del primo anno. I ragazzi hanno visto realizzati in carta persino mobili ed alcuni originali tablet, frutto di un progetto di collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Per gli studenti è stata l'occasione per scoprire come anche una materia così antica come la carta possa diventare assolutamente attuale, se associata alla tecnologia. Ci troviamo ora in Bastagna, lungo le rive del fiume Oliero, dove sorge l'omonimo paese in cui nel corso del 600 vennero investite ingenti risorse per la costruzione di opifici e in particolare di segherie e molini. Io ho appena fatto vedere un tablet fatto in cartone che funziona grazie a un software e una scheda Arduino. E quindi è un materiale antico, diciamo come la carta, rivisitato, contaminandolo con una tecnologia nuova. E io ho letto negli occhi dei ragazzi che mi stavano attorno veramente un elemento di sorpresa. È stata una cosa meravigliosa da vedere,
perché noi siamo abituati al nostro telefono d'oggi e con la carta è strano da vedere. È stato traumatizzante perché ha schiacciato il bottone e subito ha iniziato a parlare e non capivamo. Inizialmente, dopo ci ha spiegato tutto il procedimento, però è stato bello. Bastano queste semplici parole pronunciate dai ragazzi di Irigem e l'emozione che trasmettono per far capire che l'obiettivo della visita ad Arbos è stato centrato, perché anche una semplice visita in azienda potrebbe diventare per gli studenti l'occasione giusta per trovare la strada più adatta al proprio futuro. Ed ora invece ci occupiamo del CFP di Fonte, proprio l'Istituto Trevigiano, infatti è uno dei promotori di un evento che si è svolto nei giorni scorsi ad Asolo in occasione delle celebrazioni per la festa dei lavoratori. Parlare di lavoro e cercare di assumere la consapevolezza di quanto il lavoro sia importante, decisivo, necessario, prezioso, è sempre un'occasione che va valorizzata al massimo, perché senza il lavoro non c'è, come dice, come ripete sempre il Papa, non c'è dignità, non c'è vita, non c'è futuro. Così il vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, è intervenuto sabato 5 maggio alla manifestazione C'è da fare, testimonianze e musica sul mondo del lavoro, che ha celebrato la festa del 1 maggio. Ad organizzare l'evento, l'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Treviso, il Centro di Formazione Professionale Fondazione Opera Montegrappa di Fonte e il gruppo Musicalmente Orchestra. Chiaro il messaggio che si è voluto lanciare con questa manifestazione. Innanzitutto che il lavoro si fa a più mani e a più voci, e che la grande risorsa che è il lavoro è innanzitutto nella sua preziosità e fragilità. Insieme possiamo creare un lavoro più rispettoso della persona e anche in dialogo con le realtà più fragili e più delicate della nostra società. Schiuma di cavalloni pazzi che si seguono nel mare e pantaloni bianchi da... L'evento ha fuso assieme musica, coreografie e 12 testimonianze provenienti da mondi diversi. Messaggi brevi ma efficaci per ricordare l'unica partecipazione al bene comune nella ricerca e nell'annuncio della dignità del lavoro. Io ho apprezzato molto questo appuntamento, anche così come è stato composto, diciamo, in maniera molto, molto piacevole, ma anche per l'insieme di cose che sono state dette e soprattutto di fatti raccontati, di testimonianze offerte. Le testimonianze sono state collegate a brani eseguiti dal gruppo Musicalmente Orchestra e tratti dal repertorio di nomi celebri nel panorama musicale, da Claudio Baglioni a Marco Mengoni, da Gianni Morandi a John Lennon, negli spazi dell'azienda Asolo Dolce. Ed è proprio il titolare dell'azienda trevigiana a suggerire ai lavoratori i segreti per il successo nel mondo del lavoro. Uno ha flessibilità, cercare di essere attenti ai mercati, ai consumi, ai gusti e servire quello che chiede il mercato. Due, investire sul prodotto. So che lavorare in Italia non è la cosa più semplice del pianeta. Una giornata di riflessione dunque, quella organizzata ad Asolo da Pastorale Sociale e Fondazione Opera Montegrappa di Fonte, un evento che il vescovo di Treviso auspica possa ripetersi. Auspico che davvero ci siano ancora queste occasioni, perché ci aiutano a capire, a pensare e forse anche a diventare più attivi, intraprendenti, perché il lavoro sia davvero uno spazio aperto a tutti. Idea Formazione anche per oggi termina qui. Arrivederci.